be strong. Tutto pronto per Fiorentina-Napoli, gara valida per la settima giornata di Serie A che si giocherà quest'oggi alle 18 al Franchi. I precedenti in tutte le competizioni in terra toscana sono ben 81, non troppo bene gli azzurri con 39 sconfitte, 23 pareggi e soltanto 19 vittorie. L'ultima sconfitta in casa viola risale a quel 28 aprile 2018 e quel famoso scudetto perso in albergo con la tripletta di Simeone. Considerando invece il momento storico di entrambe, sicuramente sono tra le squadre maggiormente in forma nell'intera Serie A. Quinto posto e 12 punti in 6 gare per la Fiorentina, derivanti da 4 vittorie e 2 sconfitte. 4 vittorie che hanno una grande valenza se si considera che l'anno scorso, con il lavoro fatto da Iachini prima, Prandelli nel mentre e nuovamente dopo dagli Iachini, sono state realizzate in tutto l'anno 12 vittorie. Ad oggi invece, dopo soltanto 6 gare, Vincenzo Italiano è già a quota 4 vittorie, quindi si tratta nettamente di un terzo del lavoro fatto l'anno scorso. Ottimo invece l'avvio del Napoli, non si poteva fare meglio di così, 6 vittorie su 6 gare disponibili. Poi però il fulmine a ciel sereno, la sconfitta, la prima sconfitta della stagione al Maradona contro lo Spartak Mosca. Dunque Luciano Spalletti è richiamato subito a rispondere sul campo. Per quanto riguarda invece i precedenti tra Italiano e Napoli, sono 3, una vittoria per il mister e 2 sconfitte. Quella vittoria del mister si tratta del 6 gennaio 2021 e quella disfatta per 1-2 tra Napoli e Spezia. I precedenti invece tra Luciano Spalletti e la Fiorentina sono ben 22, 10 vittorie per Luciano, 9 pareggi e soltanto 3 sconfitte. L'unica vittoria però arrivata al Franchi per Spalletti risale al 1997 e all'epoca schierò un certo ragazzo con la maglia 5 e il cognome Baldini, proprio colui che ad oggi è uno dei collaboratori dello staff tecnico del mister. Considerando invece il giocatore da tenere d'occhio, sicuramente Dusan Vlahovic, che è ripartito quest'anno sulla stessa scia dell'anno scorso, dopo 6 gare è già a quota 4 gol, dunque attenzione a Vlahovic. Lorenzo Insigne invece ha il piede particolarmente caldo contro i Viola, in 17 gare totali nella sua carriera contro la Fiorentina, 9 gol e 5 assist. Il nostro focus su Fiorentina-Napoli termina qui, ma la nostra informazione sportiva si riaggiorna domani proprio con l'editoriale su questo importantissimo match di Serie A. We'll be right back.